Ciao Melcinicorni, in questo video vi andrò a mostrare tutto quello che ho acquistato in questo periodo perché c'è stato il Black Friday, ci sono stati dei saldi, ho preso anche delle cose a prezzo pieno, ma comunque dettagli, va bene. So che questi video vi piacciono perché voi andate a spulciare tutte le cose che acquisto e quindi magari le andate anche a cercare voi nei negozi e quindi siete troppo super mega pucciosi. Molte di queste cose le ho anche già fatte vedere su Instagram, quindi se ancora non mi seguite, seguitemi su Instagram, vi su Instagram. Ok, detto questo, iniziamo subito. Ho preso questo qui che è il copri o bag ed è, ovviamente non dite è vero animale, no perché è tutto sintetico, è tutto finto, cioè no, assolutamente, però è morbidissimo, cioè è peluscioso e l'ho preso grigio perché il grigio mi piace tantissimo soprattutto negli accessori e quindi ci stava troppo bene. Ho detto ok, prendiamo questo qui che serve più che altro a proteggere la borsa da chissà cosa, però a me piace perché mentre io tipo la tengo così, mentre accarezzo qualcosa, come se, non lo so, sono un pochettino pazza e quindi vado in giro così, mi vedete tipo ferma per strada che accarezzo la borsa, ma comunque è troppo carina ed è super mega pelusciosa ed è troppo bella. Non mi ricordo il prezzo quindi non me lo chiedete. Poi ho preso uno zainetto perché col fatto che io e Andrea partiamo ogni 3x2 per i firmacopie ma anche per altri impegni e per cose misteriose che poi piano piano scoprirete anche voi, ho preso questo zainetto qui, l'ho preso da Parfois. Non ero mai stata in questo negozio, però ho visto da fuori che avevano degli sconti molto particolari, infatti questo qui l'ho preso in saldo ed è troppo carino perché è tutto trapuntato e come voi sapete io amo l'effetto trapuntato. Poi è anche nero e in più ha quell'effetto che potrebbe essere utilizzato sia per tutti i giorni ma anche per qualcosa di un pochettino più elegante, per qualche serata elegante, perché anche il dorato qui e la parte vellutata qui è comodissimo. L'ho portato già con me in Umbria quando ho fatto l'evento a Spello ed eravate tantissimi all'all day ed eravate tanti e c'era questo qui insieme a me che mi ha fatto compagnia e l'ho trovato super mega comodissimo, quindi ciao zaino. Poi ho preso questo qui che serve per andare in aereo perché col fatto che, come ho detto prima, Andrea viaggiamo spesso, a volte io soffro di cervicale e quindi tipo stavo un po' così, però per i viaggi un pochettino più lunghetti, tipo 2 ore di volo, che io non amo tanto il volo, mi tengo così e tipo non dormo, però mi appoggio e mi rassollevo. E in più è di mini e questo qui l'ho preso da Primark, è costato pochissimo, tipo 6 euro e qualcosa, quindi wow. Molto bene, si doveva fermare, invece è andato a Timbuktu. Poi ho preso queste scarpe. Queste scarpe le ho prese dai Frizzi, erano scontate, 10 euro meno o 20 euro meno, e sono bellissime, sono della marca Refresh Shoes, una cosa del genere, quindi non la conoscevo, però mi sto trovando benissimo perché sono ultra comode, hanno il peluche all'interno e le potrò utilizzare sia col peluchetto di fuori, tipo a polacchino col peluchetto di fuori, oppure tipo a stivaletto chiuso così e non si vede che c'è il peluche. Ma che cosa carina, che cosa stramba, però le utilizzo così perché mi piace proprio far notare l'effetto peluscioso e mi piacciono tantissimo. Io come numero porto il 38, se lo volevate sapere, se no niente, ormai ve l'ho detto. Poi un'altra cosa che ho preso è questo cappellino. Mamma mia quanto è carino con questo peluche di sopra, ed è un classico cappellino nero perché tra poco io e Andrea torneremo a Milano e per tantissime novità, ma tante che ancora non vi possiamo dire nulla, però va bene, dettagli. E quindi ho detto ma sì, prendiamo un cappellino così molto semplice, ma è super mega pesante. E questo qui l'ho preso, se non sbaglio, da Pinky, se non sbaglio, e costava pochissimo perché era in saldo ed è troppo carino ed è super mega morbido. Ok, perfetto. Poi ho preso, cosa vi faccio vedere perché ci sono tantissime cose. Ok, ho preso Pokémon. Io e Andrea abbiamo preso il gioco dei Pokémon per quanto riguarda Switch, perché i Pokémon sono arrivati su Switch e quindi Andrea eravamo e l'abbiamo ordinato e finalmente è arrivato. Io ho preso Pokémon Let's Go Eevee, già ve l'ho mostrato su Instagram, e lui ha preso Pokémon Let's Go Pikachu. Ecco perché ci siamo divisi Pokémon, perché era inutile che lui prendeva Pikachu e prendevo Pikachu, o io prendevo Eevee e lui prendeva Eevee, perché invece così ci possiamo scambiare i Pokémon. Quelli che non ha lui li posso avere io e quelli che non... No,
cioè quelli che non ha lui glieli posso dare io e quelli che non ho io me li può dare lui. E quindi ho preso Ivy, che io lo adoro, cioè è pucciosissimo col suo pelo, poi gli potete fare anche i capelli, le parlucche, è bellissimo ed è troppo troppo puccioso. Qualche volta lo mostro anche su Instagram, è un nuovo social, su Instagram, quindi seguitemi sempre su Instagram, mi raccomando. Poi sono tornata all'interno del mondo Yankee Candle e non l'avessi mai fatto perché mi è ritornata la fissazione per quanto riguarda le Yankee Candle. So che le Yankee Candle piacciono tantissimo anche a voi e ho preso un bruciatore elettrico, attenzione perché se cade succede il patatraccone. Anche questo qui già ho messo la foto su Instagram nelle stories, l'ho messo sia da spento che da acceso. Da spento è così ed è acceso, qui diventa tutto lilla, che manda queste fasci di luce bellissime lilla, e poi si può staccare. E la comodità di un bruciatore elettrico è che non dovete mettere la tea light, quindi le candeline non perdono fumo, che poi puzzano e poi rovinano anche l'ambiente della stanza. E questo qui lo levate, lo svuotate, in questo momento c'è già una tarte che la stavo facendo bruciare, che è Cherry Blossom, io l'adoro, e poi lo attaccate, lo staccate quando volete e non emana puzza, ecco, anzi vi riempie la stanza di odore. Questo qui l'ho preso scontatissimo, ma veramente un prezzo stracciatissimo. E poi ho preso le tarte, che sembrano delle caramelle, ma non sono caramelle. Ho preso la vanilla cupcake, che come voi sapete è la più importante tra le Yankee Candle, la più famosa, e profuma di vaniglia al 100%. Poi ho preso Glittering Star ed è praticamente una fragranza forte, molto 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 natalizia, e profuma tipo di anice misto, però un profumo maschile, quindi è molto forte. Poi ho preso due della Red Apple Brit e questa qui era una mia fragranza preferita perché si sente l'odore proprio della mela, dei biscotti natalizi, è bellissima e ve la consiglio tantissimo. E poi ho preso, allora, oltre a Cherry Blossom che già sta bruciando quindi non ve la posso mostrare, ho preso anche questa qui che è l'albicocca e profuma al 100% di albicocca. Poi ho preso questa qui che gli piaceva tantissimo ad Andrea ed è Festive Cocktail e profuma infatti di non lo so, tipo quei cocktail festivi tipo con l'amarena, la ciliegia, un pochettino di ginger all'interno. E poi l'ultima Autumn Glow, questa qui profuma di autunno, cioè io non so come spiegarlo, però profuma di profumi tipici che sentiamo quando siamo fuori per strada in autunno. Non lo so, non mi dite castagne, non lo so, però profuma tantissimo di un qualcosa di super mega buono. Poi, tralasciando le Yankee Candle, ho preso qualcosa per quanto riguarda il make-up. Sono stata da Sephora a Milano e ho preso questa pochette di Zoeva. All'interno c'erano dei, mi viene da dire peluche, ma perché sono dei pennelli. Questi qui, pennelli di Zoeva, che sono famosissimi perché sono morbidissimi, sono sempre sintetici, però sono super mega morbidi. Ho preso tutto il set, questo qui, perché adesso ci sono gli sconti nelle confezioni natalizie, confezioni di regalo, e quindi assolutamente doveva essere mio, perché costava veramente poco. Di Zoeva ho preso pure questa palette, che è stupenda, dove all'interno ci sono tutti i colori che vanno dal grigio all'amaranto e poi anche qualcosa di bianco, e sono sia shimmer che matte, quindi come piacciono a me, quindi bella bella bella. Poi ho preso, anzi sono andata completamente in fissa per le tinte labbra di L'Oreal. Mi piacciono tantissimo perché durano tantissimo, sono tipo effetto tattoo sulle labbra, vi durano fino al giorno dopo, anche se mangiate cose oleose, durano tanto e io le amo. E hanno tutti i colori del cioccolato, quindi abbiamo il rosa, il rosso, il marroncino chiaro, marroncino scuro, fino ad andare a un colore che è stupendo. L'ho utilizzato di recente, l'avete visto e ve ne siete innamorati, ed è tipo un marrone scuro, quasi gotico, quindi stupendo. Ho preso anche le tinte labbra di Sephora, sempre all'interno di un cofanetto, quindi costavano tipo forse 14 euro tutte queste tinte labbra. Comunque sono 1, 2, 3, 4, 5 tinte labbra e vanno dal rosso al rosa marroncino, perché sono le tonalità che uso io, ma ce la farò a prenderle tra le mani, cioè mai, io non lo so. Comunque i colori sono questi qua, non so se li vedrete mai, comunque sono bellissimi e ve li mostrerò anche nel dettaglio magari su Instagram. Ho preso il Better Than Sex della Too Faced, mi piace tantissimo come mascara, ve lo consiglio.
consiglio, soprattutto se siete anche alle prime armi col mascara, perché è facilissimo da stendere, date una passata ed è già messo, quindi amo, amo, amo. Già l'avevo avuto, quindi l'ho finito e l'ho ricomprato. Ho preso l'agenda per quanto riguarda il 2019, è un'agenda da tenere sempre in borsetta ed è della Mr. Wonderful, l'ho presa alla Feltrinelli al costo di... c'è scritto 18, 17, è un pochettino cancellato, e c'è scritto tutte le cose che mi riprometto di fare, ed è bellissima, cioè è pucciosissima, è super mega pucciosa, è molto semplice, ma ha delle decorazioni all'interno super mega kawaii, quindi belle belle belle. Un'altra cosa che ho preso è questo qui, che è il nuovo joystick della PlayStation 4, ha dei colori stupendi, l'azzurro Tiffany e poi l'amaranto dietro, è molto molto femminile secondo me, però magari non lo so, anche i maschietti potrebbe piacere, però questo qui quando l'ho visto, quando l'hanno presentato, ho detto ok, tu devi essere mio, e l'ho preso al Media World scontato. Poi ho preso il nuovo iPad Pro, questo qui non è scontato, non l'ho preso scontato, ma l'abbiamo preso io e Andrea a Milano, quando siamo stati all'Apple Store di Milano. Ce ne siamo innamorati, già ci eravamo informati perché noi amiamo i prodotti dell'Apple, e quindi abbiamo preso il nuovo iPad Pro e ci stiamo trovando benissimo, soprattutto a portarlo con noi in aereo per vedere le serie TV di Netflix, che ormai sono tipo la nostra droga. E ho mostrato tutto? Penso proprio di sì, mi sono dimenticata qualcosa? Non lo so, se mi sono dimenticata qualcosa ve lo mostrerò in un prossimo video haul, penso, perché non lo so. Se il video vi è piaciuto fatemelo sempre sapere lasciando tantissimi like, io vi mando un grandissimo bacio super mega iper puccioso, vi voglio bene e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao dolci unicorni!